Ok, beh, grazie dell'invito e grazie di essere qui. Io San Bonifacio, ho anche un po' un ricordo perché io lavoravo qui in una delle vostre grandi aziende che ci sono qui, che hanno fatto anche la storia di questo paese, perché qui, come ha detto anche Francesca, abbiamo avuto Ferri, abbiamo avuto Pedrollo, abbiamo avute tante imprenditori che negli anni 70 hanno creduto nello sviluppo di un paese, hanno creduto in un prodotto e hanno iniziato a venderlo. In quel momento c'è stato un boom economico, anche un boom produttivo, le cose sono andate bene e da piccoli imprenditori sono diventati grandi aziende, con tutti i problemi annessi e connessi. Allora, se oggi parliamo di Ferroli, io volevo in qualche modo dirvi cosa ha fatto la politica per Ferroli, perché se voi siete qui oggi è anche per sapere qualcosa di più, perché si sta parlando anche del futuro non solo vostro, ma anche del futuro di un'azienda che ha fatto il paese e che mi auguro insieme anche a tante continuerà anche a farlo. Allora, se in questi giorni, in questi mesi, dalla crisi di Ferroli non avete sentito niente, non avete sentito nulla, c'è stato un perché, è stato fatto a caso. Io come politico, e devo essere sincero, perché quando fanno le cose bene va detto, quando fanno le cose male va detto, insieme anche a altri miei colleghi, anche di altre forze politiche, abbiamo cercato veramente in sordina, senza prendere applausi, senza metterci la faccia, di salvare le cose di questo settore. Perché effettivamente se oggi parliamo di Ferroli, non è soltanto questa ditta del settore termomeccanico, ma è tutto un settore che ha qualche problema e dopo vedremo anche perché. E quindi si parla di Ferroli, si parla di Riello, si parla di Sime a qualche decina di chilometri. Allora ecco perché noi non siamo usciti sui giornali, non abbiamo fatto interrogazioni ai vari ministri. Perché? Perché non si voleva dare troppa voce a queste cose, si voleva tenerla un po' in sordina e risolvere le cose, non tanto per dire siamo stati bravi noi politici, siamo stati bravi noi sindacati, eccetera, eccetera, ma proprio per salvare le cose. Allora attualmente, che penso che questa è la cosa che vi interessi, attualmente il problema Ferroli è molto seguito dalla politica, è seguito da quasi ogni forza politica. Da noi abbiamo, quando si dice che il Movimento 5 Stelle fa solo casino, è solo capace di dire no, non è vero, i giornali fanno solo casino sul Movimento 5 Stelle, è un po' diversa la cosa. Sono stati mesi e mesi di trattative, di dialogo con altri partiti, perché il ferro interessa tutti, e soprattutto dialogo col tavolo, per costruire un tavolo, per sentire Confindustria, per sentire le banche, per parlare con gli imprenditori, proprio perché abbiamo cara assolutamente la vostra situazione. Si parla di diverse soluzioni, neanch'io voglio esattamente spiegarvi nei dettagli quale per non bruciarne qualcuna, perché sono un po' in ballo. Comunque ci sarà un incontro del vice ministro, verrà, che andrà a parlare con tanti attori collegati sia al caso Ferroli che al caso, diciamo, Riello e quant'altro. Quindi se voi non sentite nulla non è vero che la politica non sta facendo niente, che noi non molleremo mai e davvero siamo con voi. E credeteci, anche se non ci sentite sui media giorno per giorno, se non facciamo interrogazioni parlamentari. Si parla proprio del settore termomeccanico e qui veniamo anche un po' a capire perché. Perché è un settore termomeccanico che andava bene. Biasi, Caldaie, Ferroli, Radiatori, Aermec, Riello. Perché è cresciuto così nel tempo, dopodiché un po' casca, un po' cala. Perché? Perché è la mancanza, secondo noi e secondo anche quello che si sente anche un po' da voi, è la capacità di innovare, la capacità di sopravvivere, è la capacità di sapersi rigenerare. Allora, lo sappiamo tutti, noi non viviamo più nel mondo di 30 anni fa, sono cambiate tante abitudini nostre, sono cambiate il modo di lavorare, il modo di comunicare, il modo di fare politica. Quindi serve un'innovazione. E questo lo dico a tutti voi, cioè, uso magari anche forse il caso Ferroli, Riello, ma per portare un messaggio, per innovare non solo, quando si dice innovare, non è innovare un prodotto, perché se è vero che qualcuno ci ha detto che in alcuni settori vanno in fiera con gli stessi prodotti di 10 anni fa, sperando di venderli, qualcosa non va. Innovare significa anche innovare processo, innovare mentalità, fare un passaggio generazionale, mandare dei cittadini in politica, mandare dei giovani in politica, far provare anche ai giovani delle istituzioni. Chi 3 anni fa avesse scommesso su un ragazzo di 26 anni che avesse condotto in questo modo la Camera? Forse nessuno, non aveva esperienza, non aveva capacità. Eppure noi ve lo stiamo dimostrando, come il coraggio di mettere un ragazzo si fa per dire, un giovane imprenditore come presidente candidato alla Regione Veneto. Per fare delle scelte ci vuole del coraggio, perché è inutile dire bisogna cambiare, bisogna innovare e poi sono sempre le stesse cose. Quindi quando si parla di cambiamento viene anche da lì. Ma vediamo un paio di punti. Perché? Cioè, oltre ad innovare, quindi cambiare, cosa sta facendo il governo? Cioè, può un governo aiutare l'innovazione? Chiediamoci, si può la legge aiutare l'innovazione? Beh, certo che può. Allora, facciamo degli esempi, facciamo insieme. L'Italia è fortissima nel settore aerospaziale, cioè in ricerca. Tantissimi progetti spaziali della NASA, della Russia, europei, hanno tantissimi nostri cervelli. Purtroppo nessun cervello nostro rimane in Italia. Quindi poi vai a capire perché nelle varie finanziarie, quando devono tagliare qualcosa, come nelle ultime 2 leggi di stabilità, tagliano sempre i fondi alla ricerca spaziale. Ma come, siamo primi? E dove tagliano sono proprio i fondi della ricerca spaziale. Perché un giovane qui fa fatica a entrare se non conosce nessuno, perché è questo, raccontiamoci, e deve emigrare all'estero. Guarda, allora, a parte questo, che non è cosa da poco, vediamo come il governo, che parla di innovazione, abbia effettivamente aiutato con delle leggi anche l'innovazione, quindi la creatività. Allora, a parte, sapete quali sono le aziende che hanno innovato di più negli ultimi 5 anni? Sono le aziende che non sono stati dati dei fondi per la ricerca e sviluppo a loro, sono tutte piccole e medie, che hanno investito nella riqualificazione energetica degli edifici. Quindi so che dopo che Davide farà un intervento, quindi non voglio rubare nulla. Proprio perché sono stati dati fondi, soldi al territorio, è stato creato un mercato di riferimento e sono portati benefici. In questo modo automaticamente dei prodotti sono fatti concorrenza, sono stati dati dei fondi non per una grande opera dove arrivano 5 multinazionali, lavorano 3.000 persone e poi tornano via. Di fondi al territorio, alle piccole aziende nel territorio, e le aziende hanno innovato da sole facendo concorrenza. Quindi pensiamoci dove diamo dei fondi, a chi diamo dei fondi. Parliamo poi visto che siamo entrati in tema, del Made in Italy, innovare nel Made in Italy. Quando prima parliamo di prodotti che ormai si vendono poco, sono prodotti che questi forse sentiranno una concorrenza da parte dei prodotti cinesi, quelli che ormai conosciamo tutti, molto forte. Ma se noi innoviamo invece in qualità, se noi diamo quella capacità di progettazione del Made in Italy che c'è sempre contraddistinto, riusciamo ad alzare le barriere d'ingresso di un settore e quindi proteggere i nostri prodotti. Allora ecco perché noi abbiamo chiesto al governo con una legge: signori, per favore, per la contraffazione torniamo alla situazione di prima, perché con una legge hanno portato il reato dell'illecito proprio sull'etichetta, cioè se io ti imbroglio, ci scrivo fatto in Italia, prodotto in Italia, prima era un reato penale, beh, giusto, è un imbroglio dei cittadini. Adesso, siccome molti devono fare il prodotto fuori, devono fare la camicia fuori, in Bangladesh, metterci 2 bottoni e poi lo chiamano Made in Italy, grosse multinazionali, molte, hanno fatto una legge che praticamente è stato depenalizzato il reato. Se io scrivo un'etichetta, una fallace indicazione, da un reato penale è tornato un illecito amministrativo, cioè un'azienda paga la multa. La stessa agenzia delle dogane ci ha detto: ma siete matti, torniamo alla situazione di prima per favore, perché alla frontiera negli ultimi 3 anni da 11 milioni di pezzi sequestrati sono passati a 1 milione. Ci raccontano che quindi la contraffazione è finita. Io che lavoravo qui in vostra zona, io so che in un'azienda che fa pompe qua vicino non solo copiano la pompa, copiano anche il made in Italy, cioè il tagliandino fatto a San Bonifacio. Allora, se noi andiamo a investire in innovazione, la prima cosa, infrastruttura. Qual è l'infrastruttura principe per l'innovazione? Information technology, internet. Guardate che in Lettonia, quindi non in tanti altri paesi, in Lettonia, che è perfettamente cablata con la fibra ottica, la burocrazia non solo è ridotta all'osso, perché si fa tutto su internet, ma soprattutto anche è il paese col maggior nascita di start-up pro capite per abitante. C'è un governo che aiuta, perché là ci vanno le grandi multinazionali, perché c'è la fibra ottica con cui gli scambi sono molto veloci, e aumentano perché tanti giovani vengono assunti, poi creano la loro start-up, magari usano il nostro microcredito 5 Stelle, ok? E quindi aiutano e creano tante cose. Allora questo è dove un paese va ad innovare. Noi continuiamo a chiedere per un'estensione di internet libero a fibra ottica proprio per questi motivi, non perché devo scaricarmi i film veloce oppure per esempio di Beppe Grillo veloce, perché abbiamo degli esempi che funzionano, gli esempi con le app dei vostri iPhone. Questi sono posti di lavoro per qualificati, questo si va a creare. Se noi prendiamo l'Italia, che nel turismo è passata negli ultimi 10 anni dal primo posto al 18° posto, c'è da chiedersi perché. Invece paesi che hanno aggiunto l'information technology, l'hanno coniugata nel settore proprio della promozione proprio delle spiagge, della promozione dei loro posti, sono cresciuti investendo 1 euro, dati di Confindustria, information technology più promozione turistica, investo 1 euro, me ne danno 4. Allora lasciatemi chiudere con una battuta, che poi è anche vera. Voi andate sul sito di promozione turistica dell'Irlanda, andate su Google, che è www.ireland.com, l'Irlanda ha, spero che non ci sia nessuno irlandese, però diciamo, paragonato al nostro patrimonio, ha 4 sassi, 3 pecore e 2 birre. Su, se voi andate sul sito, vi viene voglia di andare in Irlanda. Io ci sono andato, ho fatto una settimana in Irlanda, giuro. Se voi andate su italia.it, costato 35 milioni di euro, mai messo seriamente in funzione. Andate sul sito, state lì mezz'ora, cercate di sistemare le cose e anche con quello vi viene voglia di andare in Irlanda. Grazie. Grazie Mattia.